Oggi Ilenia si è superata. Sentite un po' qui, raviolo aperto con capesante e agretti, magari per una cenetta due un po' romantica, e poi una torta molto salutare perché abbiamo una torta con ananas e sentite un po', bacche di goji. Insomma, veramente un menù tutto da scoprire, un menù interessante e ovviamente sempre originale come tutte le ricette della nostra Ilenia Bazzacco, della nostra Masterchef che ci sta aspettando, quindi sarà meglio che andiamo. Caro Nicola, buongiorno. Ciao Anna, buongiorno. Ci ritroviamo sempre qui a Sotto il Salone. Certo, dove vuoi andare? Dove voglio andare, se no. Ascolta, ce l'hai San Daniele? Certamente. Sei fettine? Poi, visto che ci siamo, vedo che hai la ricotta, quindi sì, della ricotta, un paio di uova, quindi una confezione di uova e della panna. E come al solito, grazie Anna, no, un buon lavoro, a te, sai? Grazie a te, buon lavoro. Ciao, altrettanto, arrivederci. Carissima Cristina, eccoci qua. Buongiorno Anna. Buongiorno tesoro. E allora? Indovina cosa facciamo oggi? No, non puoi indovinare perché sono cose troppo particolari. Allora, abbiamo raviolo aperto con capesante e agretti, quindi ci servono gli agretti. Sì. E poi una torta con ananas e bacche di goji. Buona. Io le avevo viste una volta qui le bacche, sì, di goji, le hai? Sì. Eccole lì, guarda. Eccole. Abbiamo tutte le bacche, tutti i semini. Fantastica, tutto. Che brava. Allora facciamo. Un etto super giù. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Bene, ci rivediamo sempre. Ah, è il mio negozio preferito. Ah. L'ananas sciroppato e le bacche di goji. Quindi le bacche di goji le abbiamo già. Bene. Serve l'ananas sciroppato. Mi sembra giusto. Se allora manca quello. Grazie, ciao. Bene. E con questo abbiamo terminato. Quindi non c'è tempo da perdere. Tempus fugit, come si dice. E allora andiamo. Buongiorno Ilenia. Buongiorno. Come stai? Buongiorno a tutti, bene, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Ti ho visto zoppicare. Un po' sì. Come mai? Un callettino. Sì? Non, sul piede, non scarpe. Non fare questo errore, perché a volte non è sempre solo la scarpa. Se vuoi, nel salottino c'è qualcuno che ti aspetta, che ti può dare un sacco di risposte. Questa cosa mi incuriosisce. Sì. Proprio. Sei anche ansiosa? Oh no, non si vede. No, che mi gratta un pochino qui. E non è una puntura di studio. No, è lo studio più che altro. Ah, ok, dai, sì, perché studia le ricette che andiamo a fare. Studio. Vai a conoscere l'ospite, che è un ospite speciale per me. E allora vado a conoscerlo subito. Ok, ciao. Quando un disturbo non deriva da una causa fisiologica, allora deriva da quella mentale e questa è la psicosomatica. Oggi a parlarne con noi c'è Elena Cianci, buongiorno e benvenuta. Ciao. Nel nostro salottino di Due Chiacchiere in Cucina. Ci diamo subito del tu, Elena. Assolutamente, assolutamente. Molto bene, molto bene. Dovete sapere che Elena Cianci, anzi la mamma di Elena Cianci, ha fondato un metodo, il metodo Lucia Torri Cianci. E adesso Elena è riflessologa di questo metodo e questo metodo viene naturalmente insegnato attraverso un'accademia e operatori del settore, quindi il settore del benessere, esattamente, dai, estetisti, nelle spa, estetisti, massaggiatori, osteopati, comunque tutte le persone, grazie, quelle, gentilissima. Quindi tutte queste persone voi le formate? Esattamente, le formiamo attraverso un percorso didattico un po' articolato, che si basa soprattutto sull'interpretazione dei segnali del corpo, per poter in qualche modo offrire attraverso tecniche manualistiche, attraverso soprattutto la riflessologia, che è la nostra fondamentale piattaforma sulla quale cerchiamo di interpretare l'individuo. I segni del corpo, noi non siamo abituati corpo. A... Sì, i segni del corpo, e i segni del corpo anche quelli più comuni, quelli che comunemente vengono definiti gli inestetismi.
in estetismi, quale la ruga, quale la cellulite, ecco, le ritenzioni idriche, le smagliature, sono segnali del corpo estremamente importanti. Io ho già capito che questa puntata sarà particolarmente interessante e riguarderà a suo modo ognuno di noi. Quindi restate con noi, io ed Elena adesso andiamo a prepararci perché Ilenia ci sta già aspettando in cucina. Restate con noi, un minuto di pubblicità. Elena, prego, nella nostra cucina con Ciao. Tua conoscenza. Certo. Piacere. Ciao. Ciao, cara. Sento il profumo del... Il profumo. Ha un profumo particolare. È una quindi... signora molto particolare, sì. Lei. Si vede solo dallo sguardo. Allora, Magnifica. Elena, però, oggi non sarai solo una riflessologa del metodo Cianci, Torri Cianci, ma anche una provetta cuoca. Cuoca. Che poi lei, secondo me, è anche brava. Se si applicasse. Diciamo che me la cavo. Se avessi più tempo a mia disposizione potrei anche superarti. Hai capito? Ok, allora devi fare tutte queste cose qui. Dopo devi pulire. No, fammi dai. Fare la sguattera. La sguattera, no, non, farai, non lo farei mai. Aiutante. Giusto? Aiutante. Cuciniamo insieme. Aiutante. Esatto. Allora, Ilenia, cosa facciamo oggi? Allora, racchiudiamo in un'unica ricetta più elementi, ma dico solo questo, che poi appunto Elena spiegherà in maniera perfetta. E faremo un raviolo aperto con capesante e agretti. Wow. Vediamo gli ingredienti. Assolutamente. Gli ingredienti per il raviolo aperto con capesante e agretti sono 250 g di pasta fresca per lasagne, 250 g di ricotta, 12 capesante già pulite senza guscio, 200 g di agretti o barba di frate, 6 fettine sottili di San Daniele, vino bianco, 50 g di burro, pepe rosa, sale grosso e sale fino. Molto bene, Ilenia, questa ricetta proprio mi incuriosisce particolarmente, deve essere anche molto elegante. Lei ha già iniziato, ha già cominciato. Sì, perché abbiamo un bel po' di step da fare, perché questa ricetta poi verrà naturalmente assemblata. È una di quelle però ricette che... A step. Quindi... Adesso, per prima cosa, ci saranno da pulire gli agretti, o come si diceva barba prima, di frate, volgaramente frate. Detti barba di frate. La prima cosa fondamentale da fare è togliere la parte del fittone, cioè della radice. E poi andarli a lavare molto bene. Ma perché sei forbita? Sono molto forbita. Siccome l'altro giorno che ho detto rilegata in cucina. Come un libro. Ma io sono rilegata, effettivamente, così. mentre lei se la spassa al mercato. Comunque. Allora va bene, porta la parte qua. Del fittone, esattamente, non tutta perché altrimenti non riusciamo ad avere il ciuffetto bello intero. E poi mi raccomando, vanno lavati con molta cura, perché contengono, essendo comunque una verdura radice, contengono molta terra. Ma è vero che se li bruci fai la soda caustica? Forse no. La soda. Anche un buon infuso, sai, Anna. Sì, vero, per qualcuno. Sì, esatto. Ecco. Che mi è venuta in mente soda caustica. Sì, vero. No, era per quello, ho fatto un'associazione mentale con soda e soda caustica. Allora, sì. Freud avrebbe qualcosa da dire. E anche forse un po' di psicosomatica qua. Cioè. Sì, beh no, sulla soda caustica non credo che la psicosomatica abbia da dire molto, però insomma. Allora, io vado a creare la parte cremosa della ricetta, perché altrimenti è tutto asciutto. Posso aiutarla? Sì, brava. Dai, sempre di stare qua, non far nulla. Tanta barba. No, beh, ma non la facciamo tutta. Andiamo a pestare il volgarmente anche in questo caso pepe rosa, appunto, ma in realtà non è pepe, ma sono delle bacche, che sono quelle che abbiamo utilizzato anche per il filetto puntate. Sì, pepe rosa. Non è pepe, sono proprio bacche. Vabbè. Che non hanno il potere appunto di rendere piccante, ma di rendere profumata la preparazione. Ho capito. Ricotta, andiamo a mettere all'interno queste bacche e la rendiamo più cremosa con un filo di olio d'oliva. Extravergine sempre, mi raccomando. Evo. Che tante volte io mando ricette, magari anche durante olio il corso scrivo. Olio Evo. E la classica domanda è, qual è l'olio Cos'è? Evo? Uno pensa che sia una qualità particolare, pregiata. Ma voi come vi siete conosciute? Questa è la mia curiosità. Vai, esponiti. Tu e i suoi corsi o lei? Eravamo bambine. Molto piccole. Nel 1990. Molto giovani. Beh, sì, il gentil consorte della qui presente Ilenia è un mio carissimo collega.
quindi quando cominciò a fare i corsi, anzi, cominciamo un po' prima, parliamo della suocera a questo punto. Sì. Suocera di Lenia, che iniziò a fare i corsi con Lucia, la sua mamma, tua mamma. Esatto, la famigerata Lucia Torricianci, e portò ai corsi poi anche il figlio Marco. Marco crebbe nel metodo, nella vita, e ci fece conoscere questa fanciulla nel 1990. Ma molto giovane. Sì, molto avevo 18 giovane. Anni. Quindi tu hai conosciuto anche la mamma? Io la conosco molto bene, tutta la famiglia poi, tra l'altro, perché io ho avuto modo appunto di conoscerla a un primo corso che feci anch'io. Un seminario. Era un seminario, brava, di riflessologia plantare, uno, mi ricordo. E entrai in questa sala e iniziai ad ascoltare, preparata fino a un certo punto, perché comunque quando sei in famiglia poco ti parlano di determinate cose. Molte cose vengono omesse. Io mi ricordo che iniziai ad ascoltare Lucia parlare e iniziai a piangere come una fontana per tre giorni interi. Ma perché? Perché va a smuovere probabilmente delle cose, prima di tutto, che non vuoi sentire. Hai la realizzazione appunto di determinate, come si può dire, d'animo. Stati d'animo, e cominci a guardarti e dire sì, effettivamente sì, ho questo piede che è così, no, perché effettivamente ho la cellulite qui. No, ma ascolta, la cosa della cellulite per esempio mi interessa praticamente. Wow, che argomento! Estremamente delicato, ma molto sentito nell'ambito femminile. È molto sentito. Poi adesso con la primavera ti cominciano. I maschietti non ce l'hanno la cellulite, vero? Sì, ma in altri punti. Di sicuro non lo percepiscono come un problema estetico. Anzi, ma anche la cellulite, cioè, tu vuoi dirmi, adesso faccio l'avvocato del diavolo, tu vuoi dirmi che la cellulite non è causa del nostro modo di mangiare, della nostra fisionomia? No. Allora, diciamo che una buona parte è determinata da un sistema metabolico e da un sistema proprio di reattività all'accumulo di grassi o meno. Che poi l'alimentazione sia un aggravante e un'ulteriore amplificazione dello stato fisiologico del tessuto, questo ci sta, ma non che sia l'alimentazione la principale causa delle nostre affezioni inestetiche, sintomatologiche o quant'altro, anche se l'alimentazione, se è fatta in un certo modo, con le dovute accortezze, con le dovute conoscenze, con le dovute capacità, agevola moltissimo la risultanza poi fisiologica del metabolismo e anche dei tessuti. E questo a proposito di alimentazione, ti interrompo perché vorrei vedere e capire cosa sta facendo Ilenia. Sto tostando il San Daniele in questo caso. Tostando? Lo sto tostando, okay. Quindi lo sto rendendo croccante, senza aggiunta di nessun tipo di grasso, perché comunque il San Daniele è già suo. Infatti ho ottenuto anche le parti appunto filamentose del grasso stesso. Perché poi noi lo lasciamo raffreddare, lo asciughiamo bene dal grasso, dall'umido, esatto, e poi lo andiamo a rendere come se fosse un parmigiano, quindi briciole sottili. Buono. Essendo comunque una preparazione tutta molto neutra, di gusto non spiccato, andiamo appunto a dare questo tocco. Ecco, bene, qua. Adesso questo cosa lo passiamo nella carta assorbente ad asciugare e a raffreddare. Okay. Nel frattempo, tanto lei ha già lavato la barba. Bravissima. E io vado a tuffarli in acqua salata. Per bollente. Quanto? Ma 2-3 minuti, poco, perché anche in questo caso vogliamo sentire la croccantezza. Esatto. Così non perdono neanche le proprietà. Vedi che non mi vengono le parole, ho già... Sono la tua suggeritrice. È la mia suggeritrice. Sì. Nel frattempo vado anche a sbollentare la pasta, che in questo caso appunto noi ce l'abbiamo già pronta. Mettiamo un filino di olio evo. Per non far attaccare, giusto? Ah, lo sapevo questa. Così, basta poco. Lo sai tra l'altro che gli agretti sono ricchi di vitamine A, B, olio, sali minerali e anche ricchi di fibre, quindi fanno bene anche per la nostra regolarità. Anche di ferro, sono ricchi di ferro, quindi chi è un po' anemico magari. Questi vanno serviti. Non solo, ma lo sai che gli agretti che hanno una colorazione così verde intensa, perché hanno molta clorofilla, sono molto indicati per tutte le problematiche del fegato. Ah sì? Sì. Soprattutto quando dobbiamo un po' tirar fuori la nostra aggressività, la nostra grinta, la nostra così irruenza. Quando ci vuole, ci vuole. Quando ci vuole, ci vuole. Perché molto spesso noi siamo abituati a
reprimere le nostre emozioni? Sì. E questo ci molto fa male? Molto spesso ci fa male. Perché la società certo non ci vuole molto così prorompenti, bisogna un po' omologarsi, quindi nell'abitudine del tempo, della crescita, dell'educazione impariamo ad assumere certi protocolli. Adesso l'approfondiamo. In effetti ci sono i 5 elementi, bene o male, qui è abbastanza personale questa ricetta, infatti sono un po' in verde. E poi spiegheremo anche il perché. Allora, i nostri agretti sì, adesso cuoceranno per altri 2-3 minuti perché comunque erano abbastanza. Se tu intanto mi vai a togliere le noci dalla cappasanta stessa. Okay. Vuoi un cucchiaino per aiutarci? Magari le metti tutti qua e poi le vai a sciacquare. Okay, perché qua si tolgono dal loro, esatto, dal loro guscio. Esatto, poi le andiamo appunto a rosolare in padella. Okay. E le andiamo a servire a fettine o interi in base anche alla grandezza della cappasanta. Bello, mi piace questo. Allora, questa psicosomatica, questa riflessologia, noi abbiamo parlato di emozioni, ma non a caso di emozioni, giusto? No. Come diceva Ilenia, che alle lezioni appunto si è messa a piangere, pianto per 3 giorni. Ma perché durante i seminari, durante i corsi, noi cerchiamo di dare comunque un'informazione non solo tecnica riguardo all'acquisizione di tecniche di massaggio e quant'altro, ma cerchiamo anche di approfondire il linguaggio del corpo, che sostanzialmente è fatto non solo di struttura, di metabolismo, ma anche di reazioni emotive. E come tale, quando la reazione emotiva è forte, non si ha solo una reazione fisica, no, ma soprattutto anche emotiva. Intanto Elena, la nostra Elenia, sta già scolando e facendo asciugare la pasta. Esatto. Che se voi avete tempo a casa di farla, bene, magari fatta a mano. Però insomma, dai. Ci può stare, ci anche può quella stare. È importante che sia, la sfoglia sottile. Mi raccomando, eh. Siamo già pronti quasi ad assemblare, perché immagino andrà assemblato, giusto? Quasi, perché io adesso vado a riempire questa di acqua fredda. Sì. Per andare a bloccare la cottura e soprattutto a bloccare la colorazione. Sì, perché di che? Degli agretti. Ecco, scalavo. Dopodiché andremo a cuocere le cappesante. Ah, ok, cuocere le cappesante, che non andremo a cuocerle? In padella. In padella. Una noccina di burro e poi le andremo a sfumare con il vino bianco. E allora, mentre noi ci prepariamo per gli ultimi passaggi di questa ricetta, andiamo subito a scoprire una delle eccellenze del nostro territorio. Insomma, subito qua. Ed eccoci qui nel nostro salottino delle eccellenze, con noi ancora il nostro Enrico Pinton, brand manager di Birra Antoniana. Ben ritrovato. Salve. Enrico, è un piacere. Salve. Averti ancora con noi, perché come dicevo nella scorsa puntata ci piace approfondire la birra artigiana, quindi la birra artigiana, questo rinascimento della birra intesa in modo artigianale. Però la mia curiosità va proprio di come è fatta la birra, come si fa la birra? Allora, la birra in realtà è una bevanda antichissima, ha più di 3.000 anni, addirittura si pensa che abbia origine in Egitto, nell'antica Babilonia, addirittura al tempo dei Sumeri, ed è una bevanda nata dalla fermentazione di cereali. I cereali all'interno hanno dello zucchero che viene attaccato da dei lieviti ben precisi che trasformano questo zucchero in alcol e anidride carbonica. La birra, quindi le nostre birre, partono da elementi semplicissimi: acqua, il 96% della birra è acqua, luppolo, che è ciò che dà l'amaro e l'aroma alla birra, i lieviti, che sono quei microrganismi che trasformano lo zucchero in anidride carbonica e alcol, e il malto d'orzo o di altri cereali, ovvero i piccoli chicchi d'orzo raccolti dalle spighe di questo cereale, che poi vengono fatti germinare e che poi vengono essiccati o tostati per far finire la germinazione. E, per esempio, la birra che abbiamo in questo momento, la nostra birra antoniana stile Vienna, che è questa con l'etichetta marrone, utilizza solo questi ingredienti. Infatti vedo 2 tipi di birra, ma qual è la differenza? Questa fa parte della vostra gamma, giusto? Sì, noi attualmente abbiamo 9 birre in gamma. Queste sono 2 parrocchie totalmente diverse.
Questa birra, birra antoniana, è una stile Vienna di derivazione tedesco in bassa fermentazione, mentre questa è una strong ale che guarda invece più ad un ceppo belga ed è un'alta fermentazione. La bassa fermentazione, diciamo, lavora con una particolare tipologia di lieviti che lavora bene a basse temperature, quindi siamo fra i 6-8 gradi, mentre invece le alte fermentazioni lavorano meglio con temperature un po' più elevate, che possono arrivare dai 16 ad oltre 20 gradi. Danno risultati totalmente diversi e guardano anche a ceppi culturali e a stili di birra totalmente diversi. In questo caso la differenza qual è? I lieviti, per esempio, delle basse fermentazioni sono generalmente più neutri, danno vita a meno aromi, a meno sentori, a meno particolarità. Invece le birre in alta fermentazione hanno di solito dei lieviti un po' più caratterizzanti, che danno dei tipici sentori che potete sentire in alcune birre venete, come il coriandolo o i fiori bianchi o altri aromi abbastanza riconoscibili. Sembra quasi di sentire una degustazione da vino. Sì, beh, il mondo delle birre, in realtà ormai la complessità del mondo delle birre è paragonabile a quello del vino. È che in Italia naturalmente abbiamo una cultura mediterranea secolare nel mondo dei vini. In questo momento siamo dei neofiti a livello di birra, stiamo imparando ancora tanto, sperimentando, e abbiamo anche ottimi risultati a livello internazionale, e noi stiamo provando a dire la nostra in questo panorama, insomma. E tra l'altro noi oggi abbineremo appunto, abbiamo abbinato anche nella scorsa puntata, abbiamo abbinato i piatti appunto alla birra, proprio come si fa con il vino, perché il sommelier della birra si chiama invece? Zitologo. Zitologo, da un termine che deriva appunto dall'antico egiziano zitum, che era uno degli antichi modi per chiamare la birra. È una figura ancora poco nota e, diciamo, poco frequentata a livello italiano, però in questo momento si sta cercando, anche a livello di birrifici e a livello di gastronomia, di trovare un punto di incontro. E sempre di qualità. Infatti la qualità è la caratteristica predominante anche del vostro lavoro e del vostro impegno. Qualità e varietà del gusto. E allora, Enrico, io naturalmente ti ringrazio per averci spiegato e raccontato ancora un po' della vostra storia, e adesso a voi invece do appuntamento in cucina. Ecco, allora, eccoci qua nella nostra cucina durante il nostro momento dedicato all'eccellenza. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo praticamente composto tutta la linea per poi riassemblare il piatto. Abbiamo tritato il San Daniele, esatto. Okay, quindi raffreddato e tutto, composto la ricotta amalgamandola con le bacche di pepe rosa. Bacche rosa con dell'olio extravergine d'oliva, cotto le capesante nel burro sfumandolo con un po' di vino bianco e gli agretti. E che profumino che e si che sente! Profumino. Comunque, adesso intanto tu farai vedere bene l'assemblaggio. Intanto, però, io volevo appunto andare proprio nel cuore della ricetta, perché questa ricetta non è a caso, è proprio studiata per questo argomento che stiamo affrontando, la psicosomatica. Perché, Ilenia? Perché consultandomi appunto con Elena, tramite appunto delle tabelle che lei gentilmente mi ha mandato, sono riuscita a ricostruire basandomi appunto sui 5 elementi. Adesso passo naturalmente la parola alla mia assistente perché insomma deve essere spiegata molto molto bene. E molto molto sinteticamente. Brava. Perché aprire il file sulla legge dei 5 elementi ci si starebbe un mese. Ma sostanzialmente... Un assaggio, vediamo. Un assaggio è fondamentalmente la... Quindi qua abbiamo la pasta, poi c'è la ricotta. La pasta, la ricotta. Il prosciutto San Daniele crudo, un insaccato, sono tutti elementi tratti da appunto la scelta legata alle stagioni, e come tale anche un contributo a livello energetico. Quindi questo piatto non sarà solo un tripudio di gusti, di sapore e di bellezza esteticamente, ma ci sarà anche un apporto energetico. Il verde nel metabolismo dei muscoli, l'insaccato nel metabolismo dei liquidi, il carboidrato nel metabolismo delle cellule. Quindi avremo anche un contributo metabolico non solo di tipo gustativo, ma perché energetico ed emotivo. Di 5 elementi che sono, sì, appunto, allora, aria, acqua, fuoco e terra, ci arrivo. Il quinto qual è? Il legno. Ma perché fa riferimento la medicina cinese alle 5 stagionalità. Noi ne conosciamo 4, ma infatti, gli orientali le suddividono in 5. In 5. La primavera, l'estate, la fine estate, che per noi non è contemplata, ma per loro sì, l'autunno e l'inverno. E ad ogni elemento è collegato un gusto, un sapore e determinati cibi che a seconda della stagionalità danno maggiore energia e sostengono il metabolismo in quella specifica stagione, contribuendo al miglioramento e alla gestione della nostra fisicità, della nostra energia personale. Come si fa a non innamorarsi di questo metodo? No, è molto... Di questo piatto, no?
Però, infatti. Cioè, questo piatto nasce non però appunto. Dico, se i cinesi sapessero cucinare così sarebbero vincenti in tutti. Invece no, vero? Ma per no, questo c'è la nostra Ilenia. Assolutamente, c'è esatto. La nostra Ilenia. Quindi, per esempio, gli agretti, il verde, che cosa... È un forte stimolante del sistema muscolare, un tonico. E io avrei detto di più, magari l'insaccato, perché la proteina va sul muscolo. No, sbagliato. No, non è solo una questione di componentistica molecolare del cibo, è anche il grado energetico che grado esprime. Energetico. Esatto, l'insaccato... Ha più bisogno. Sì, l'insaccato è un prodotto conservato, conseguentemente viene conservato con tanto sale, e il sale è proprio un elemento che in natura trattiene l'energia e ci permette di conservarla nei momenti di crisi. Ah, sì, quindi il conservato è particolarmente importante quando siamo sotto stress. Ecco, passa qua adesso Daniele, quindi detto questo. Allora, io... Quello mi ci tufferei anch'io, sinceramente. Sì. Allora, noi questo abbiamo la possibilità o di servirlo così, sì, quindi in natura, cioè semplicemente senza passarlo in forno, oppure riscaldandolo, se abbiamo delle preparazioni un po' più raffreddate, tipo la pasta in questo caso, possiamo decidere noi. Quindi... Noi in questo caso tu preferisci servirlo freddo così, in un certo senso, o in forno? In forno. Ok, allora 5 minuti, forno preriscaldato a 150 gradi. E allora adesso intanto, dopo faremo vedere anche la ricetta versione forno, però intanto io questo, finché prepari gli altri, lo passerei al nostro sommelier, il quale studierà il vino perfetto per questa ricetta dei 5 elementi. Pensavo che lo volessi mangiare. No, no, gli altri. Ma senza vino non si può. No. Tu sai che sono stemmi. Grazie Ilenia, grazie Anna. Ho portato quest'oggi appunto in abbinamento con il raviolo aperto un Sauvignon Saarine dell'azienda agricola Sengiari. Ovviamente ora andrò a versare per vedere il colore del prodotto. Il vino si presenta con un giallo paglierino. All'olfatto abbiamo delle sensazioni di pompelmo rosa, di bosso, che è tipico del Sauvignon, e ovviamente si dilunga poi con una bella sapidità e un bel gusto. Il vino lungo, persistente, molto sapido, ha una bella acidità che si abbina molto bene al nostro piatto. Ed eccoci qui pronti per la seconda ricetta, Ilenia, giusto? Esatto, faremo una torta una torta con l'ananas, perché l'ananas sarà solo di, diciamo, decorazione superficiale, farà parte comunque della torta a tutti gli effetti come ingrediente, ma non è all'interno dell'impasto. E il protagonista dell'impasto chi è? Cos'è? Diciamo le bacche di goji. Grande bacche di goji. Vediamo gli ingredienti. E vai con gli ingredienti. E senza burro. Ottimo. Gli ingredienti per la torta di ananas e bacche di goji sono 200 g di farina, 150 g di zucchero, 2 uova, una confezione di panna da cucina da 200 ml, una bustina di lievito, 4 cucchiai di olio di semi, un pizzico di sale, una confezione di ananas sciroppato e 100 g di bacche di goji. È interessante con queste bacche di goji, poi... Bene che non c'è il burro, vabbè c'è la panna. Bene, insomma però. Sì, però insomma comunque, anche perché la panna in questo caso darà un po' di sofficità, un po' di morbidezza, leggerezza. Qua ci sono le bacche, tu le hai messe in le acqua? Le ho già messe a reidratare. Reidratare, quanto devono stare normalmente? Allora io circa una mezz'ora è più che sufficiente, però non in acqua calda, mi raccomando. Acqua fredda. E vai. Quindi i tempi sono un po' più tranquilli, più allungati. Io se tu adesso le vai bene a scolare dall'acqua e poi le andiamo a infarinare, come si fa per l'uvetta sultanina. Ho capito. Perché altrimenti ci ritroviamo che va tutta a fondo. Tutta a fondo, invece esatto. Infarinandole come l'uva sultanina tu dici si bene. Si aggrappa all'impasto. Ecco, questo è il segreto. Sì. Le bacche di oggi mi sono un po' documentata, a parte c'è questa leggenda, intanto è una bacca che arriva dal Tibet, giusto? Esatto. E si dovrebbe spiegare anche la longevità dei tibetani, secondo me, per tante altre cose. Comunque la leggenda... L'assenza di stress? Forse.
ma forse è tutto uno stile di vita, sì, sai, di come prendere la vita in generale. Sicuro. E, comunque la leggenda dice appunto di questa sorgente a cui il popolo di una cittadina andava a rifornirsi di acqua e in cui cadevano queste bacche di goji, e rilasciavano i loro benefici, quindi l'acqua, insomma, era chiamata la sorgente dell'eterna giovinezza. Questo è quanto, almeno questo è quello che ci hanno detto. Poi in realtà c'è sempre un misto di leggenda e di, questa è la storia, e di speranza più che questa altro. Questa è la storia, no, ma sicuramente allora, contengono 18 aminoacidi diversi, mi sono informata, quindi dovrebbero fare bene, ecco, sì. Perciò soprattutto gli sportivi. Dico, insomma, che facciano bene. Per noi, Anna, allora. Certo. Che siamo sportive inside. Tutte e tre, quindi, lo stesso. Sportive dentro, siamo sì. sportive di passatempo, dentro. Immagino che abbiamo. Sì. Ascolta, a proposito, torniamo all'argomento cibo psicosomatica, perché questi cinque elementi di cui... Ah, ecco, Ilenia. Un attimo. Sì, giusto. Ho sbattuto l'uovo intero, due uova, con lo zucchero. Ho aggiunto sì. lievito, la farina, adesso vado ad aggiungere la parte di panna e poi, in questo caso, visto che abbiamo crudo olio, utilizzeremo olio di riso. Olio di riso. È un olio molto leggero. Poco saporito e va a incidere poco anche sul gusto finale. Perfetto, okay? Ottimo. Potete tranquillamente. Sì, niente, io volevo ritornare su questi cinque elementi che mi hanno veramente... Illuminato, davvero, questi cinque elementi che un po' condizionano il nostro... È una filosofia molto antica. Ma sì. Infatti è per quello che mi affascina, proprio perché non è una moda del momento magari, però ha delle radici molto, molto antiche. Ma per esempio, cosa può farci stare bene mangiare nel momento in cui abbiamo uno stato di ansia o di stress? Allora, innanzitutto c'è da dire che è molto soggettiva la cosa e quindi a seconda del gusto personale, del momento personale, bisognerebbe cercare di alimentarsi attraverso delle sostanze che possano o acquietare lo stato d'animo, magari eccitare, perché potrebbe essere anche un momento, un periodo di depressione, magari non sono di ansia, o di può esserci un momento di astenia, di stanchezza, e quindi abbiamo bisogno magari di regolarsi a seconda della tipologia dell'alimento. E per esempio in momenti di appunto quando l'umore è un po' sottotono, cosa può far bene assumere? Beh, tutti gli elementi che possono comunque contenere una sostanza tonificante. Beh, le verdure sono essenzialmente le prime sostanze che permettono di aumentare il tono e quindi promuovere il movimento. Tutte le verdure? Sì, sostanzialmente sì, soprattutto quella foglia verde con un'alta concentrazione di clorofilla. Questo sì. Come anche i nostri agretti di esattamente, prima. Esattamente, i nostri agretti. E in questo caso invece che elementi abbiamo, Elena? Beh, sono elementi antidepressivi. Ecco, vedi. Senza I dolci? Dubbio, i dolci. Il dolce ha un effetto sedativo. Ma anche la cioccolata, quindi. Sì. Cioè, è vero. Vedi che è vero. Certo, vedi? Assolutamente vero. Faccio bene io. Se noi non ascoltiamo il nostro corpo e quindi vietandolo in un certo, o negandogli questi elementi e questi cibi, cosa succede? Si altera innanzitutto l'umore. Confermo. Non è che si altera il metabolismo si adatta facilmente a delle, così... accentuazioni oppure delle privazioni alimentari. Sì, però non deve neanche essere una droga, nel senso, no, per esempio il cioccolato... tutti gli eccessi sono negativi. Ho fatto un periodo che se non c'era il cioccolato in casa e gli davo di matto perché io dovevo avere la cioccolata a fine serata, perché era la mia coccola, il mio... E adesso siamo arrivate ad avere le tisane. Le tisane, esatto, esatto. Quindi, insomma, allora i dolci effettivamente hanno delle proprietà antidepressive, sì. Quindi... Allora, diciamo che forse sarebbe meglio evitare lo zucchero raffinato. Ecco. Però il dolce, riguardando la teoria dei cinque elementi, non si trova solo nello zucchero raffinato, anzi, non è quello il vero dolce. Il dolce lo si trova nelle sostanze alimentari più semplici. Per esempio? Il carboidrato, per esempio la carne. Ecco. Sì. Sono sostanze che, per quanto si possa credere che possano essere tossiche o quant'altro, elaborate in un certo modo possono far star meglio il metabolismo e rendere migliore la resa emotiva e umorale della nostra quotidianità. E le bacche di goji sono sicuramente salate, quindi magari... È un alimento preziosissimo. Anche un po', sì. Puntano agre. Un po'. Agre. Motivo per il quale l'agre è legato al metabolismo dei muscoli. Ah sì? Sì, certo. Motivo per questo è molto consigliato agli sportivi, non solo per l'apporto di vitamine, Ma
Hai capito quante cose? Noi prima abbiamo un po' scherzato quando abbiamo presentato la puntata, insomma, io che zoppicavo con il mio calletto. Però in realtà abbiamo scoperto che si trova sulla zona dell'ansia. Fatalità. Zona dell'ansia. Pensa un po', che strano, avrei mai detto. No, ecco, noi stiamo appunto parlando proprio di disturbi fisici connessi a degli stati emotivi, quindi abbiamo visto appunto il mio puntino sotto il piede, che non ha a che fare con le scarpe, ma con l'ansia. E quale altro disturbo può esserci, magari comune, che è connesso a uno stato emotivo? Ma guarda, il disturbo più comune, classificato anche come disturbo psicosomatico, è la gastrite. Gastrite. Perfetto. Le hai tutte? No, tutte no, quasi. Faccio la spunta io. Ascolta, quello che ho io. Cambiamo discorso, Ilenia, cosa stai facendo? Allora, ho aggiunto le bacche di goji, appunto ben strizzate, sì, e infarinate. Ben strizzate, quindi, attenzione. Sì, ho amalgamato bene e adesso andiamo semplicemente a versare nella tortiera. Naturalmente, che non imburri? In questo caso, essendo antiaderente, non occorre. Okay. Se invece non ce l'abbiamo, possiamo utilizzare tranquillamente un foglio di carta da forno oleata, magari bagnata e strizzata, che così riusciamo anche a renderla più plasmabile nel momento in cui andiamo a foderare appunto la tortiera. Che bell'impasto morbido, però. È morbido, però anche abbastanza consistente, se tu vedi. Ti ricordi che puntate fa ho detto di non battere lo stampo, esatto, sulla base, perché essendoci comunque della polvere lievitante corriamo il rischio appunto di andare già a inibire la potenza del lievito, e quindi mai assolutamente battere l'impasto. Poi nel momento in cui appunto lo mettiamo in forno tenderà ad adagiarsi e quindi a trovare la sistemazione all'interno della tortiera. L'ananas noi adesso lo andremo ad adagiare in questo modo. Che carino! Crescendo l'impasto, perché appunto presenta lievito, ingloberà appunto queste fette e ne uscirà anche una bella decorazione comunque. Anche guardandolo proprio dall'alto si vede bene. Vedi? Non so se si fa. Che bello! Che bella ripresa che fa. Là. Vedi, questa è la nostra torta, allora possiamo già infornarla. Allora, possiamo già infornarla, 45 minuti a 180 gradi, forno preriscaldato statico, mi raccomando, non ventilato. Per i dolci sempre. Anna, che ho le mani un po'. Metto io. Elena, apri tu il forno, facciamo una cosa. Volentieri. Proprio in collaborazione. Intanto io mi lavo le mani. Allora via, questa in forno e ci rivediamo tra un po'. Ci vediamo davvero tra un po', un minuto, solo qualche minuto, e poi siamo di nuovo qui con la nostra torta, con la nostra Elena Cianci. Ed eccoci tornati in cucina con la nostra Elena Cianci, eccoci qua, allora, e qua c'è per magia, l'ho fatta in anticipo, perché appunto avevo necessità di cuocere un po' a lungo. Metti un po' di zucchero a velo, come se piovesse, che io prendo intanto il coltello. Che bellina, che poi... però, che è proprio carina. Anche senza zucchero a velo, secondo me è bella. Attenzione, ti do una mano che... Sì, è bella anche senza zucchero, però secondo me è molto più carina così. Sì. No? Sì. Che perché poi l'umidità dell'ananas tenderà ad asciugare lo zucchero a velo e rimarrà solamente appunto negli spuntoni di impasto. Tutto studiato, questa donna. Sei quasi mefistofelica. Esatto. Bellissima, okay, guarda che bella che è. No, questo mi serve. Andiamo. Questo lo mettiamo. Cosa dite? Taglio. Roviniamo questa bellissima torta. Ma questa va benissimo anche per la prima colazione. Infatti, proprio. Gliela diamo piccolina. Un giusto sprint avendo queste bacche di goji che insomma fanno bene, hanno proprietà benefiche. Wow! Vero! Bella! Proprio bella, sarà anche buona, direi. Beh, e la mattina il senso sprigno fa proprio bene. Vero? Perché? Perché c'è l'attivazione di tutta la nostra quotidianità, e quindi se al mattino dobbiamo fare uso di cibi che tendano ad abbassare il metabolismo, la giornata inizia male. Mentre quindi anche il succo di limone va bene. Il succo di limone dovrebbe accompagnare 24 ore la nostra vita. Allora là ci sono, perché io vivo di... Ogni tanto mi trovano qui in studio a mangiare fettine di limone. Sì, effettivamente. Quindi... È l'agrume per eccellenza che favorisce proprio l'assunzione di tutti gli alimenti. Che bello. Li ammorbidisce. Sembra che in realtà
li concentri, li renda più aggressivi. In realtà no, il limone è un addolcente. Poi, per esempio, io trovo beneficio appunto nei momenti in cui ho magari un po' di acidità di stomaco, difficoltà a digerire, essendo basico il limone ti va a neutralizzare l'acidità. Certo che è tutta una filosofia questa, ragazze. È un modo di vivere. Io un modo di vivere. Io ci sono nata in questo modo di vivere, quindi per me... Ma se qualcuno avesse la curiosità di approfondire il discorso, comunque avere delle notizie su di voi? Innanzitutto noi abbiamo a disposizione un sito dove si descrive quello che noi facciamo. Innanzitutto siamo una realtà didattica e formativa. Quindi dove dobbiamo andare a cercare? Cosa cerchiamo? Il sito è www.metodoluciatorricianci.it, semplicemente. Perfetto, quindi da lì noi possiamo carpire tutte le informazioni che cerchiamo. Sì. Poi uno dei tanti studi, per esempio adesso si è a Monfalcone, la sede principale vostra. La sede principale è operativa, ma la sede didattica ne abbiamo due. Una Bologna, l'Accademia, e la sede della scuola accreditata che è a Pietrasanta in Toscana. Però fantastico. Con nuovi e entusiasmanti progetti. Fantastico tutto questo. Spiega, diciamo, è uno studio che spiega molte cose alla fine, no? Noi abbiamo parlato della gastrite, abbiamo parlato di il linguaggio del corpo. Il linguaggio del corpo. Sì, osservarci in modo diverso e guardarci in modo diverso. Laddove c'è un difetto c'è una grande magia. Questa la scriviamo. E allora, questa è la nostra fetta di torta, perché questa resta qui. Questa sì, ci dispiace. E questa mia. Questa nostra, diciamo. Sì, non essere così egoista, anche perché noi ce ne abbiamo un'altra in forno. Appunto, ne avete già una. La fetta di torta va al nostro sommelier che studierà il vino perfetto. Grazie Ilenia, grazie Anna. Abbiamo ora l'abbinamento con la torta. Ho portato un tipico vino dei Colli Ugani, il fior d'arancio di OCG. È un moscato giallo o moscato sirio, è un vino del territorio dei Colli Ugani, dove abbiamo appunto un terreno vulcanico, chiamato ad hoc vulcanica appunto. Questo è un moscato che rappresenta un po' il nostro territorio. Si presenta con un giallo paglierino, ha un'ottima effervescenza, bolle fini, persistenti e numerose, che danno una caratteristica di eleganza al nostro vino. Ho pensato appunto di abbinarlo con il nostro dolce, è un abbinamento per concordanza, il dolce ovviamente del nostro piatto, del nostro dolce, si abbina ovviamente al dolce del nostro moscato fior d'arancio. Vi ringrazio e buon pranzo. Bene, grazie mille Stefano per questo abbinamento vini, davvero speciale. E allora Ilenia, adesso facciamo un piccolo riassunto. Ok? Iniziamo con la prima ricetta, il raviolo aperto. Allora abbiamo eliminato il fittone, quindi la radice degli agretti, ok? Li abbiamo ben lavati, sciacquati dal terriccio, sbollentati per 5 minuti in acqua bollente salata, dopodiché li abbiamo scolati e lasciati raffreddare in una ciotola di acqua ghiacciata, mi raccomando. L'altro step è questo. Allora abbiamo tostato le fettine di San Daniele, le abbiamo ben asciugate in carta assorbente, lasciate raffreddare, tritate a coltello molto finemente. Abbiamo amalgamato nell'altro step la ricotta con le bacche rosa o pepe rosa, volgarmente detto, con un filo di olio extravergine d'oliva, regolato di sale e messo appunto a riposare per diciamo compattare tutti gli ingredienti e i sapori. Per quanto riguarda invece la capasanta, abbiamo fatto un fondo di burro, però non soffritto mi raccomando, ma leggermente sciolto a bassa temperatura. Dopodiché abbiamo rosolato da ambe le parti le capesante, lavate naturalmente e pulite, e sfumate con del vino bianco secco, mi raccomando, non frizzante. Anche in questo caso poi le abbiamo fatte raffreddare, oppure possiamo anche servirle immediatamente componendo il raviolo, perché tra l'altro viene fatto appunto a strati, bollendo le sfoglie di pasta fresca in acqua salata con un filo di olio, mi raccomando, e poi composto il piatto a strati. Si può decidere di passarlo in forno oppure servirlo appunto tra il caldo e il freddo, perché abbiamo le diverse consistenze. E la nostra torta con le bacche di goji, esatto, è molto più semplice, perché tra l'altro appunto contiene pochi elementi rispetto al primo piatto. Abbiamo sbattuto le uova con lo zucchero, abbiamo aggiunto la bustina di
lievito, polvere lievitante, quello che preferite, aggiunta la farina setacciata, l'olio e la panna, un pizzico volendo di sale. Abbiamo reidratato le bacche di goji in acqua fredda per circa mezz'ora, esatto. Le abbiamo mescolate, asciugate e passate nella farina per riuscire appunto a tenerle legate all'impasto per non farle scendere tutto sul fondo. Abbiamo versato l'impasto in una tortiera possibilmente antiaderente, se non ce l'avete potete usufruire appunto della carta forno per riuscire appunto a renderla antiaderente appunto, e adagiate le fette di ananas nella superficie. E guarda qui, la feta d'ananas, come avevi predetto, sta già assorbendo lo zucchero, quindi alla fine si vedrà proprio le fette di ananas si vedranno dopo un po' che mettiamo lo zucchero. 45 minuti, 180 gradi, forno preriscaldato, forno statico. Io vi ricordo che questa ricetta, come anche la puntata, la potete vedere su www.settegoldetelepadova.tv. Elena Cianci, la nostra riflessologa del metodo psicosomatica. Allora, ti fai sembrare una maga così. No, assolutamente, assolutamente. Il prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento per noi è straordinariamente importante. È il congresso annuale che si terrà a Venezia Mestre il 28, 29, 30 di marzo. E aperto anche al pubblico. Aperto a tutti. Ecco, molto bene, molto bene. Allora, è il titolo? Le tracce fisiche della memoria. Per dire. Mica semplice. Grazie mille alla nostra Elena, ci ha fatto davvero molto piacere averti qui, ti aspetteremo anche in futuro. Grazie. E salutiamo anche voi per averci seguito, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao. Una fettina, no? Sì. Dai.